Do ora la parola a Fabiola Casarini che ci parlerà del tema dell'educazione. Ieri abbiamo sentito parlare che è importante l'educazione per i nostri ragazzi, ma anche educare l'ambiente. Oggi il tema è quello di educare a tutte le età. Buongiorno, mi sentite così? Mi sta piacendo moltissimo questo evento e mi avete fatto ridere, mi avete fatto piangere, adesso sono distrutta. Soprattutto comprendendo quali sono i temi e gli interessi in questa giornata, mi sono chiesta quale fosse il mio posto e quale potesse essere il mio contributo. Faccio il direttore scientifico di un centro di ricerca e di apprendimento che è convenzionato con diverse università in Italia e all'estero. Significa che nei nostri ambienti, che sono ambienti educativi, che simulano gli spazi di ogni ordine e grado di scuola, insegniamo qualunque abilità ci venga richiesto di insegnare a bambini e ragazzi con e senza disabilità, creando un luogo di dimostrazione e pratica professionale su come si insegnano cose di cui si conoscano dati e criteri di efficacia. Come dire, la differenza tra un educatore e uno scienziato in educazione dove dovrebbe stare? Nella presenza di dati e nella capacità di prendersi delle responsabilità nel suggerire promesse e problemi. In particolare in Italia il valore di svolgere questa attività è quello di andare a coagulare un sistema sociale e culturale di welfare che non dichiara criteri di efficacia dei metodi in uso e che quindi non è ancora ben in grado, come in altre scienze, di discriminare quanto di cosa serve a chi in presenza di disabilità cognitive, comportamentali e dello sviluppo. Non so bene se si è capito che cosa faccio, per questo che provo a spiegarlo in un altro modo. Esistono degli scienziati senza camice che sembrano più delle maestre. Perché quello che fanno è ricerca in educazione. La ricerca applicata non può che svolgersi sul campo, quindi il laboratorio per questi ricercatori è la scuola, la famiglia e dei luoghi in cui si sviluppano modi di insegnare più efficaci e più efficienti. In questo ambito, insegnare e riabilitare sono sostanzialmente sinonimi. Diciamo che dovendo scegliere quali informazioni condividere oggi e non volendo risultare troppo provocatoria, quello che mi sono detta chiedendomi cosa, come posso aiutare, io voglio collaborare, contribuire, voglio anch'io essere un amico, penso di rappresentare la categoria dei professionisti che devono costruire e non rimanere indietro in quello che è un progresso complementare a quello sociale e culturale che per esempio questa associazione produce così bene, quasi più velocemente forse, di quello che stiamo producendo nel chiederci, ma sull'individuo con disabilità, noi come possiamo continuare ad aiutare a farlo cambiare così che i mondi che stanno creando coloro che si occupano di società e cultura, di integrazione e di inclusione, possano utilizzare al meglio le nuove competenze che noi costruiamo. Questo è quello che spero possa aggiungere l'altro sguardo. Ciò che è diverso sono modi e metodi per perseguire l'obiettivo sul singolo individuo. Se è vero che dal punto di vista sociale vale probabilmente la pena di fidarsi delle buone prassi e delle credenze che sviluppiamo con l'esperienza e l'amore, per decidere qual è il modo migliore per insegnare una cosa andando più veloce della prognosi di un individuo che riceve una diagnosi, sappiamo per esperienza che a volte le nostre teorie sull'educazione, le nostre credenze e i nostri passi ci traggono in inganno. Ci succede come genitori, ci succede come insegnanti, come amministratori di organizzazioni che devono anche decidere come stanziare i propri fondi, quali opportunità mettere a disposizione delle persone. Quello che facciamo sono interventi con lo stesso controllo che c'è in un protocollo sperimentale in medicina.
ma di tipo educativo. Quindi non possiamo immaginarceli con camici, occhialini e strumenti, ma di nuovo al supermercato, dietro un banco di scuola, nel laboratorio di un logopedista. Su cosa interveniamo? Sui comportamenti, sulle emozioni, principalmente su ciò che rappresenta un problema di inclusione, di integrazione, di apprendimento o di sviluppo. Si può insegnare sostanzialmente qualunque cosa a tutte le età. Questo è una prima credenza che abbiamo tutti diversa, ma alcune di queste sono assolutamente diventate prassi e sono condivisi anche nei servizi sanitari. Ci sono senza dubbio delle abitudini a considerare riabilitabili abilità quando abbiamo accesso ai bambini in età molto in età infantile, e cambiamo completamente ragionamento superata al di solito la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado, come se si potesse continuare a far migliorare l'individuo nelle sue abilità, farlo crescere e cambiare ciò che è problematico o dà dei problemi di inclusione e di autonomia soltanto fino a una certa età, e poi dopo si dovesse cambiare completamente ragionamento migliorando il livello di recettività e di accoglienza dei mondi in cui andremo ad inserire l'individuo, o lavorando semplicemente in termini di qualità della vita. Queste sono a volte prassi nei territori, a volte credenze molto radicate, che sono assolutamente invalidate dai dati della ricerca in educazione con scienza applicata. Nello specifico, ovviamente la prassi e la credenza non derivano dalla follia, derivano da alcune informazioni che sono state assolutamente ampliate. È vero che c'è la linea guida 21 dell'Istituto Superiore della Sanità che lo dice chiaro e tondo, finalmente dal febbraio 2011, esistono interventi educativi e riabilitativi di cui si conosce l'efficacia, altri di cui non si conosce l'efficacia, alcuni di cui si sa che non funzionano o addirittura possono danneggiare. Tutto questo è sul sito del Ministero della Salute ed è a disposizione di tutti. Nella linea 2021 si sottolinea anche ciò che la comunità scientifica in pedagogia speciale conosceva da almeno un ventennio, cioè che con interventi intensivi e precoci, dove precocità significa entro i 3 anni di vita, e vi ricordo la parola chiave che è intensività, dopo ne parleremo, si possono ottenere risultati riabilitativi che incidono non solo sul comportamento e sull'apprendimento, ma tout court sullo sviluppo. Vuol dire che è la chimera e la frontiera del progresso della ricerca in campo educativo e riabilitativo. A quelle condizioni, difficilissime da produrre oggi e da mettere a disposizione ai nostri bambini molto piccoli, si può a volte misurarlo con precisione e sapere quando accadrà, altre volte iniziare a lavorare e vedere se è possibile farlo accadere, riabilitare completamente o quasi completamente un deficit cognitivo, cambiare il quoziente intellettivo, in altre parole, cambiare la presenza o assenza di comportamenti problema in modo assoluto, anche preventivo di mantenimento per il futuro. Si può fare sostanzialmente solo in teoria, perché ci sono ancora degli ovvi problemi di efficienza dei metodi. Cioè, ciò che definiamo intensività è nessuno può pagarlo e pochissimi sanno farlo. Quindi è inutile che andiamo a suggerire che tutti dovrebbero averlo se non possiamo metterlo a disposizione. Noi ricercatori, quello che stiamo cercando di fare è migliorare l'efficienza dei metodi di insegnamento evidence-based, in modo che per più persone, più a lungo e a meno spese possiamo proporre questo tipo di effetto. Oltre i 3 anni però non è vero che si smette di imparare, e non è vero che ci sono degli insegnamenti impossibili. Sappiamo di averlo tutti sentito dire, e qualcuno si deve prendere la responsabilità di confrontarsi con i dati e fare delle affermazioni. I dati suggeriscono che non esistono persone in nessuna fascia d'età che sono ineducabili per qualcosa in cui vengono allenati. La banalizzo moltissimo, ma le cose stanno così. Non importa quanto è grave la disabilità, non importa se l'individuo ha già raggiunto la maggiore età, non esistono, dagli anni 60 non sono più etichettabili come tali, individui ineducabili. Quindi ogni volta che facciamo la scelta di inserire un adulto con disabilità in un contesto che si occupa della qualità della sua vita,
senza continuare ad insegnargli, questa è una proposta e forse anche una provocazione che io faccio a voi, forse stiamo rinunciando a un'opportunità e stiamo facendo forse ciò che lo scienziato di scienza pedagogica chiama un effetto tetto. Cioè abbiamo dato un compito in classe ai nostri allievi così facili che siamo contenti perché hanno preso tutti 10, ma non li abbiamo motivati a provare a fare qualcosa di più difficile, non abbiamo un dato realmente rilevante su quali siano le loro caratteristiche perché abbiamo appiattito la loro performance, la loro crescita possibile, chiedendogli delle richieste troppo basse. Chi serve per ottenere buoni risultati di riabilitazione? Solo il riabilitatore perché ha tante lauree? No. Come tutti quelli che lavorano sul campo sanno, e come sappiamo essere il motivo, fonte delle controversie per cui servono mediatori tra le varie agenzie che si occupano di educazione e di sviluppo, la verità vera, innegabile, è che senza una collaborazione e una coerenza tra ciò che facciamo come famiglia, ciò che facciamo come scuola e ciò che fanno i nostri consulenti, riabilitatori, educatori personalizzati, insegnanti di sostegno, si disperdono delle opportunità e si va a perdere il tempo del bambino e del ragazzo che cresce. Vedete quanto ragiono in termini di tempo, perché è il mio focus specifico. Un errore educativo fatto per ottimi motivi e con ottime credenze ed esperienze alla base, nella logica di chi fa la mia professione, possono essere 6 mesi di tempo di sviluppo che abbiamo perso e di potenziali di apprendimento che abbiamo perso. Se avessimo raccolto dati e preso decisioni sulla base di dati e non delle nostre pratiche professionali, forse, guidati da questi, avremmo fornito a quell'individuo la cosa che era predittiva di efficacia in quel momento. È una proposta. Quali sono oggi le caratteristiche di un intervento che produce, oltre all'educazione, qualunque cosa decidiamo che questo significhi, anche un effetto riabilitativo? Cioè ciò che era la prognosi sulla carta per quell'individuo e il suo pacchetto di deficit e di comportamenti difficili da gestire e da socializzare cambia in una direzione desiderata. Quando è che un intervento educativo produce anche questo effetto? Quando è intensivo. Quindi qualunque cosa stiamo facendo per migliorare un'abilità complessa e la facciamo una volta alla settimana, è assolutamente difficile che sia la causa del cambiamento che osserviamo. Il più precoce meglio è, il più intensivo meglio è, vi dirò di più su questo, già provocatorio abbastanza, vedo le vostre facce. Meglio se individualizzato nella scuola e per le famiglie, questo è un principio ovvio, è senza dubbio una idea che ormai ha attecchito, la condividiamo tutti. Nella scuola rappresenta spesso difficilissimo obiettivo che crea una sorta di richiesta surreale all'insegnante di classe, per esempio, contemporaneamente a perseguire degli obiettivi didattici di gruppo, con una richiesta implicita costante per ognuno degli allievi, non solo per quello con disabilità, con il principio che siamo tutti speciali e quindi tutti gli insegnanti forse dovrebbero essere insegnanti di persone con bisogni speciali. E se a una persona che insegna a un gruppo viene nello stesso tempo richiesto di insegnare in modo individualizzato, questa persona difficilmente riuscirà a definirsi un obiettivo che prevede un lavoro univoco. Uno degli unici modi che conosciamo oggi per perseguire obiettivi individualizzati è la collaborazione con professionisti che ci diano informazioni precise, si dice di natura criteriale, cioè una fotocopia del pacchetto di abilità di ogni individuo, che permettano alla scuola di scrivere un PEI aggiungendo le peculiarità e le prerogative proprie dell'ambiente scolastico, che permettano ai genitori di selezionare su quale cosa investire perché sono particolarmente significative per la vita del loro figlio nel loro contesto familiare e sociale, e a chi si occupa di intervento educativo e riabilitativo di dire la sua nel mettere in ordine abilità di sviluppo. Oggi sappiamo che cosa è meglio insegnare prima e cosa è meglio insegnare dopo e che cosa è meglio non insegnare in modo diretto, perché dovremmo farlo emergere così che sia spontaneo. Per esempio il linguaggio, oggi non lo insegniamo più insegnando ai ragazzini con autismo a rispondere a delle set di domande, perché ci siamo accorti che non è comunicazione. Gli insegnanti lo sapevano già, i genitori lo sapevano già.
un buon pacchetto che produce, oltre all'educazione, all'integrazione sociale, all'inclusione, anche un effetto riabilitativo, è un pacchetto integrato. L'eclettismo, era la cosa che stavo aspettando a dirvi, l'eclettismo in educazione non paga in termini riabilitativi. Piace moltissimo alle famiglie, ogni genitore implicitamente ritiene che se il figlio con disabilità ha 5 ordini di problema, uno di natura fisica, uno di natura cognitiva, uno di natura sociale, uno di natura comunicativa, linguistica, si dovrà rivolgere a 4 professionalità diverse che facciano un'ora alla settimana di 4 tipi di interventi diversi. Questo è contrario a ciò che ci suggerisce il dato sugli effetti di miglioramento sugli individui. Molto meglio fare una scelta intensiva di un intervento che produca effetti a cascata e in cui si lavori tanto riabilitando, allenando una specifica abilità e magari facendo dei pacchetti di intervento. Quindi un anno occuparsi principalmente di una cosa, un anno principalmente di un'altra. Più è coerente, più possiamo sperare in effetti cumulativi. Abbiamo detto che abbiamo bisogno di tutti, ma dobbiamo anche rispettare l'ambito di lavoro e di competenza di ognuno. Ecco perché facciamo fatica a collaborare ed ecco perché delle volte dobbiamo chiamare un mediatore. Un intervento supervisionato è un intervento che funziona meglio perché qualcuno si prende la responsabilità di ottenere effetti cumulativi e non la dispersione del contributo di ogni proposta sociale, culturale ed educativa. Sembrano dette tutte insieme, sembrano plausibili, uno dice sì sì, mi sembrano cose valide. Andiamo a vedere esempi di vita vera, storie vere di ragazzini e la distanza tra gli effetti che si ottengono fidandosi delle proprie prassi territoriali, delle abitudini che ci sono nella propria scuola, delle credenze che ci sono nella propria famiglia, e non avendo il supporto di dati su quanto sta migliorando davvero facendo quelle cose quel singolo individuo. Questa è la storia di Andrea, questi sono ragazzini che io conosco, spero di non divagare troppo nel darvi troppi dettagli su loro. Tutto è vero tranne i nomi, li ho scelti perché provengono tutti dall'Emilia Romagna. Andrea ha 14 anni adesso, ha la sindrome di Down, ha una parte da una situazione anche in termini di salute particolarmente compromessa, un importante ritardo cognitivo e presenta alcuni comportamenti stereotipati che lo portano a dover ricevere alcune consulenze e trattamenti assimilabili a quelli che ricevono alcuni individui con autismo. La parte cruciale che ha creato dei grossi problemi nel suo sviluppo era una fortissima iperglossia con la scialorrea, che vuol dire quando non si deglutisce la saliva, la bocca resta sempre aperta e si finisce per essere adolescenti magari col bavaglino con scritto lunedì, e questo non aiuta a farsi degli amici. Con l'iperglossia, che vuol dire avere la lingua molto grossa, e una situazione fonologica assolutamente compromessa, per cui non siamo riusciti a insegnargli il linguaggio in modo tradizionale per imitazione, faceva molta fatica a parlare. Quando era frustrato, come succede a chi ha delle difficoltà di comunicazione, il suo comportamento problema, che dava più problemi a cascata, era di tipo autolesionistico. Si mordeva fortissimo le mani e i polsi fino a farli sanguinare. Questo bambino è stato tenuto fino all'età di 7 anni nelle scuole dell'infanzia, quindi è stato un anno in più, con degli scopi principalmente inclusivi, quindi con la logica di dargli più tempo per maturare. Queste sono le parole usate nella prassi di tutti noi. Dall'età di 7 e da 12 anni è stato in una scuola primaria. La peculiarità del suo caso è che questo bambino, che ha ricevuto tante opportunità culturali, sociali e devo dire tanto amore, è uscito dalla scuola primaria analfabeta. Si è fatto la scelta, con tante professionalità coinvolte, anche quindi non in uno stato di abbandono, di fargli un piano educativo individualizzato a scuola, con un grande focus sull'inclusione, sul lavoro in termini di opportunità sociali, di integrazione con i compagni e una differenziazione del suo programma accademico piuttosto estrema, nel senso che il suo programma di biologia
prendersi cura di una pianta, fotografarla nelle varie fasi della sua crescita e accoppiare e incollare e ritagliare delle fotografie di elementi vegetali. Si è scelto, avendo il ragazzino grandi difficoltà di comunicazione in quella fase della sua crescita, un sistema di comunicazione con scambio di immagini che viene chiamato PEX, e nel frattempo, pian pianino, visto il grande investimento sulle opportunità sociali e la grande voglia di comunicare con i suoi compagni e i suoi pari del ragazzino, è cominciato a uscire anche un po' di linguaggio vocale, con enorme fatica anche discriminativa da parte di chi ascoltava. All'accesso alla scuola secondaria di primo grado, che frequenta oggi, stava ricevendo, come succedeva dall'età dei 7 anni, un'ora alla settimana di logopedia e un'ora alla settimana di psicomotricità passati dal servizio sanitario, e di altri interventi scelti dalla famiglia a partire dall'età di 11 anni, 4 ore settimanali di intervento in un centro di apprendimento e ricerca, con la richiesta che lo aiutassimo con alcune autonomie di vita, vedessimo se si poteva fare qualcosa per questi comportamenti problema. L'aspetto di un ragazzino che ha tutte le mani morse e il bavaglio compromette quel grande investimento che viene fatto per la sua integrazione sociale. E si è cominciato a lavorare su queste cose per la prima volta all'età di 11 anni per questo individuo. Andando ad analizzare la storia delle scelte, su cui non sia ben chiaro, non stiamo puntando il dito nei confronti di nessuno, tutt'altro, stiamo usando queste esperienze per rifletterci sopra e comprendendo che ci sono parecchie risorse che qua sono state dispiegate e parecchie persone che si sono impegnate e delle professionalità e delle competenze che hanno detto loro. Qua c'erano anche parecchie prassi e credenze in piedi. Una delle principali credenze è che i bambini con disabilità, visto che ci piace ciò che evoca la parola ritardo, no? Se sei in ritardo ti aspetterò. Ciò che ci indica la scienza pedagogica applicata è che bisogna fare l'esatto contrario, potenziamenti più che precoci possibili. Quindi, se è vero che posso permettermi di non far fare esercizi di preletture e prescrittura a un bambino a sviluppo tipico fino all'estate prima di andare in prima elementare, se voglio fargli avere successo, io inizierò a fare esercizi di prelettura e prescrittura all'età di 4 anni e mezzo con un individuo con ritardo cognitivo lieve. È controintuitivo, come spesso accade quando usiamo la scienza invece che la pratica. Questo bambino viene lasciato un anno in più nella scuola dell'infanzia, quello è l'anno in cui sono emersi i suoi comportamenti problema. L'autolesionismo è emerso quell'anno, dalla profonda frustrazione di essere grande, supponiamo, e non poter comunicare in un ambiente che era uguale a quello degli anni precedenti, ma non con gli stessi compagni. Questo si è detto direttamente nel servizio sanitario che questo ragazzino sarebbe stato meglio in presenza di quella quantità di ritardo cognitivo e della sindrome di Down, quindi è una credenza, non qualcosa di supportato dalla letteratura scientifica, di una specifica neuropsichiatria infantile che suggerisce che a quelle condizioni è inutile sfidare la scuola a insegnare lettura e scrittura. Anzi, si corroborerebbe quell'idea che hanno sempre i genitori che si possano fare cose troppo grosse quando invece tutti noi vogliamo che accettino il problema. E questo è un po' un atteggiamento che si riscontra nel confrontarsi con genitori che cercano di essere ambiziosi sulle potenzialità dei propri figli con disabilità. Tra i vari problemi, nelle scelte che sono state fatte per i trattamenti e le opportunità date a questo ragazzo, è che mentre si investiva fortemente sulla sua integrazione sociale, non ci si occupava di renderlo autonomo nell'andare in bagno in modo completo, in base alla credenza che il ragazzino non dimostrava fino a tardissima età, praticamente adesso, una reale comprensione del disagio provocato dal bagnarsi, anche il disagio sociale che ne deriva, quindi la vergogna, né un reale assoluto controllo sfintere. Ancora una volta, se questo ci pare dal punto di vista pedagogico abbia perfettamente senso, la scienza applicata ci suggerisce il contrario.
A maggior ragione, se un individuo non sembra acquisire il controllo sfinterico, lo si protegge, insegnandogli l'autonomia in bagno, come una routine. Perché supponiamo che farà fatica, lasciandolo in un contesto naturale, ad acquisirlo solo per imitazione dei pari, come accade con gli altri bambini alla scuola dell'infanzia. Quindi abbiamo un adolescente con disabilità, un aspetto non gradevolissimo, quindi ancora dei comportamenti problema, che può essere portato in bagno, che arriva a scuola col pannolone, e può, già alla scuola secondaria di primo grado, e può essere portato in bagno, non si capisce bene da chi, perché nella scuola secondaria di primo grado, diversamente dalla primaria, non ci si accorda se questo sia un compito dell'insegnante di sostegno o di un assistente all'autonomia di altri. Nel caso di questo ragazzino, se avesse avuto la PD, l'insegnante di sostegno lo portava in bagno, se non fosse stata P, la mamma doveva venire ad andare a scuola. Le prassi territoriali sono sindrome di Down, ritardo cognitivo, un'ora alla settimana di questo, un'ora alla settimana di quello. Questo è ciò che in modo democratico passa, direi qualche commento, no? Ed è il ragionamento di cui si discuteva prima con il dirigente, che distingueva tra equità e uguaglianza. Quali sono le evidenze oggi? Abbiamo detto che all'età di 11 anni viene richiesto che si lavori sui comportamenti problema, sulle autonomie e sulla lettoscrittura. Io ho tolto i grafici da questa presentazione perché non mi è parso un luogo così didattico come può essere l'università, ma le evidenze che invece seguiamo oggi sono che a 11 anni si può imparare a leggere e scrivere, non è troppo tardi. Quanto sa leggere e scrivere però? Non tutto, non facciamo finta che sia diventato uno scrittore. Scrive parole bisillabe e trisillabe copiandole o su dettatura. Questo è dove siamo, scrive il suo nome. Vedendo delle figure, se sono non più lunghe di una parola per sillaba, le scrive il nome in autonomia. Va in bagno da solo, completamente da solo. Se è accompagnato da un educatore, l'educatore può stare fuori dalla porta. Oggi, che aveva gravi selettività alimentari, mangia tutto tranne il formaggio grana, con grande dispiacere perché è il pezzo forte del territorio da cui proviene. Non ha più stereotipie e rituali stereotipati, nel senso non allinea le sedie, non pretende che i compagni di classe stiano in una certa posizione o non cambino banchi, è più flessibile. La qualità del suo eloquio, visto che c'è un deficit anche motorio, fonoarticolatorio veramente grave, non è significativamente cambiata, quindi non si comprende meglio ciò che dice, ma il suo linguaggio è più funzionale, sceglie che cosa dire per farsi capire meglio. Oggi non usa il bavaglino, è scomparsa la sciarorrea e gliel'abbiamo insegnato a gestire in modo meccanico. Non è scomparso il problema, sa deglutire. Il suo miglioramento sta continuando. Ora, gli obiettivi di integrazione e di inclusione cambiano di potenzialità perché gli obiettivi educativi individualizzati hanno seguito il potenziale reale di questo individuo. Lucia ha 15 anni, è un caso, non so quanti ne abbiate con queste caratteristiche su questo territorio, ma sta accadendo sempre di più di incontrare adolescenti che hanno storie di questo tipo, principalmente con autismo. Lucia proviene da una famiglia di alto livello socio-economico-culturale, significa che la famiglia in autonomia, in anni in cui gli ha detto questo è un disturbo pervasivo, durerà tutta la vita, non c'è nulla da fare, lavorate sull'accettazione e sulla qualità della sua esistenza, sono andati su Google e hanno trovato dei consulenti stranieri che gli hanno detto puoi salvare tua figlia se farai 40 ore di intervento domiciliare alla settimana. Quindi noi abbiamo oggi i primi risultati, vediamo che aspetto hanno i primi adolescenti che sono stati trattati in questo modo e alla cui famiglia è stato detto se inizi subito la salverai a queste condizioni. Ci sono famiglie in Italia che hanno venduto la casa e si sono trasferiti per poter pagare un'intensività di trattamento del genere. Lucia parte con un pacchetto difficile, da cui l'enormità del dramma della famiglia che è disposta a enormi e drammatiche conseguenze e investimenti. Ha un autismo con un ritardo cognitivo grave, soffre di crisi epilettiche costante fin dalla prima infanzia,
è pervasa di stereotipia gestuale e vocale, ha continuo comportamento autostimolatorio che si vede all'esterno e anche che non si vede, quindi cose che fa buttando dentro e fuori l'aria nella pancia, dondolandosi, giocando con i denti e con la saliva, e crea dei problemi di gestione perché ha un costante continuo comportamento di evitamento e fuga, letteralmente di fuga nella misura in cui esce dalla porta e scappa in tangenziale, e di fuga dalle richieste. Quindi se noi ci avviciniamo e diciamo dammi la manina, fin da piccola questa è una bambina che scappa via e guarda che cosa succede, provando un divertimento se viene inseguita. L'ha ricevuto la sua diagnosi definitiva, diciamo, di autismo a 5 anni, ma la sua scuola e la sua famiglia ha iniziato degli interventi prima che fosse completato il percorso diagnostico. Vi dicevo che questa è una famiglia che in autonomia ha scelto degli interventi. Ha rinunciato ai servizi convenzionati, trovandoli inadeguati, e ha scelto dai 4 ai 9 anni di fare dalle 30 alle 40 ore di applied behavior analysis completamente home-based. In queste famiglie il genitore, di solito la madre, diventa un manager del lavoro di numerosi professionisti capitanati da un supervisor che dice a tutti su quali ripetitivi compiti che hanno uno scopo riabilitativo e di recupero in termini di sviluppo far fare tutto il giorno, avendo degli obiettivi da raggiungere e portando poi avanti questi che vengono chiamati programmi. Frequentava, hanno scelto di un'interpretazione gestita con gli enti del territorio dell'obbligo scolastico che prevedeva la frequenza di sole 12 ore settimanali in una scuola privata in presenza di un educatore pagato dalla famiglia, così che fosse competente sugli stessi metodi usati a casa. Aneddoticamente, la ragazzina che arriva da me all'età di 10 anni è esattamente quella descritta in letteratura, robotizzata. La riabilitazione cognitiva non è accaduta, quindi abbiamo sempre un individuo con ritardo cognitivo grave e gravi crisi epilettiche, che però a macchia di leopardo ha delle pazzesche abilità, cioè risponde a delle domande, riconosce simboli maggiore e minore, quindi dimostra una competenza su un concetto in presenza di deficit su cose molto più semplici, non è in grado di indicare il colore giallo a distanza di tutte quelle ore di training. Il suo continuare in questi apprendimenti dipende dal fatto che in un modo molto strutturato le persone che conosce già continuino a chiederle le stesse cose. In un ambiente nuovo, con persone diverse, c'è una grande difficoltà di generalizzazione. Quali sono le credenze qua in questo che sembra essere tutto scientificamente fondato? Qualcuno ha detto a questa famiglia che vanno fatte 40 ore di sicuro, come un pacchetto uguale per tutti, quelli che devono migliorare, e che vanno fatte solo a casa. E ci si è creduto. Gli è stato detto, si può guarire. E gli è stato anche detto che uno dei motivi per cui i programmi non andavano avanti, cioè per 4 anni consecutivi si è lavorato per esempio sul riconoscimento dei colori, la causa sono le crisi epilettiche, perché le crisi epilettiche resettano il cervello. Ce lo dice uno col camice, noi ci crediamo, no? Quali sono le prassi in questo tipo di trattamento? Quelle che di cui non si va a controllare se sono vere o no, perché si fa così. Che la riabilitazione si possa fare integralmente a domicilio. E che la scuola, che è un luogo di inclusione e di educazione, non si va a far contaminare da robe che riguardano altre che sono la riabilitazione e le prove di scritta al tavolino. Questi due sono mondi che hanno ideologie, metodi e prassi che li rendono ambienti con professionalità incomunicabili. Queste erano le prassi di quel territorio. Le evidenze. Dopo un anno e mezzo di intervento domiciliare, Lucia comincia ad avere un effetto riabilitativo in termini di tempi di attenzione, che era il prerequisito che non si era riabilitato, che impediva tutte le abilità di sviluppo conseguenti di migliorare. In quella fase quel miglioramento si era verificato, però era ancora diciamo messi a posto i comportamenti problemi gravi,
e questo è anche definito una fase di addestramento, non a caso, perché la parola che si usa, il bambino non scappa più via, il bambino è sotto il controllo delle richieste di un educatore che lo allena ad ascoltare queste richieste tante ore al giorno. Cosa accade? Vi dicevo, i programmi non sono andati avanti per lungo tempo, si lavorava sulle stesse cose e si chiamava programmi di mantenimento. È normale che la motivazione di qualunque individuo, esattamente come sarebbe per me, ripetendo per 5 anni consecutivi gli stessi esercizi, si azzeri e la performance vada in giù. Oggi è una cosa che sappiamo, la insegniamo anche agli insegnanti in classe, che ogni tanto si spaventano andando a vedere che non c'è ritenzione di contenuti fatti un trimestre prima, e gli suggeriamo come e se scegliere gli esercizi di mantenimento, non sempre sono utili. Da quando inizia a frequentare al pomeriggio un centro in cui è sempre in un contesto integrato e ad aumentare le ore a scuola con rotazione delle persone che hanno preso in carico, finiscono due fenomeni. Il primo, la mortalità dei professionisti che se ne occupano. Questi contesti qui, con la mamma che è il capo della riabilitazione, rendono difficile la comunicazione con i professionisti. I professionisti ti inviano al collega o gli succede qualcosa, che si trasferiscono e non possono più venire a casa tua. Questo che accade in questi sistemi. Si ha grande paura a svezzare un individuo per il quale si fa un enorme investimento di un programma riabilitativo domiciliare così intensivo e portarlo di nuovo nel mondo. Serve grande delicatezza nel farlo e tolleranza delle paure di tutti, anche degli ambienti che devono ricevere questo pacchetto di genitori, ragazzino con disabilità e 15 consulenti. Immaginatevi che scuola deve, non so come dire, tollerante e colta può accettare questo allievo correttamente. Questa ragazzina continua a migliorare, però avete capito quali sono le sue condizioni di partenza e avete immaginato adesso è al culmine di ciò che ci si aspetta nella fase della pubertà, nuove stereotipie si sono presentati, nuovi comportamenti problema sommersi. Cos'è accaduto che nessuno si aspettava? Che mentre si è investito sulla riabilitazione di un uso del linguaggio spontaneo, così facendo le stereotipie si sono prese anche questo. A volte non portiamo a zero le stereotipie gestuali di un bambino molto piccolo, gli insegniamo a parlare e anche il linguaggio diventerà stereotipato. Su questo serve più scienza. L'ultimo caso è il caso di Enrico, l'autismo come ci piace guardarlo in televisione, quello un po' simpatico, già incluso, già integrato, è bello da vedere, con delle velleità scientifico-artistiche, e questi sono individui che hanno un quoziente intellettivo superiore alla norma o assolutamente, insomma, come la maggior parte di noi, però che hanno enormi difficoltà di comportamento. Enrico non fa eccezione, soffre di un forte disturbo d'ansia, on off per tutta la sua vita, ha trovato difficile entrare nell'edificio scolastico e cambiare qualunque dettaglio nelle routine quotidiane. La gestione di questo problema da parte di una famiglia è incredibilmente difficile, perché mettergli a disposizione delle giornate sempre identiche è impossibile e forse neanche troppo sensato. Tuttavia lui reagisce con enorme aggressività ad ogni sfumatura che cambi la routine di un giorno rispetto a quella del giorno precedente, e cerca di controllarne il susseguirsi, quindi certe cose devono accadere ad un certo orario, con gli individui e gli oggetti in una specifica posizione e con le azioni fatte in una specifica sequenza. Questa è la difficoltà fondamentale nell'occuparsi di educazione, riabilitazione e inclusione di un individuo del genere. Ha ricevuto la sua diagnosi a 11 anni, quindi qui qualunque sogno di intervento intensivo precoce fallisce, nella misura in cui il problema non è di un bambino che parla e che si comporta solo in modi strani rispetto ai compagni alla scuola dell'infanzia e poi alla scuola primaria, ma che ha dei buoni voti in matematica, viene facilmente cercato al di fuori di lui. E vi faccio vedere poi cosa è stato detto di Enrico mentre cresceva. Certamente non si è pensato subito all'autismo. È rimasto anche lui un anno in più alla scuola dell'infanzia,
perché si diceva che fosse immaturo. Infatti si arrabbiava spesso e reagiva come un bambino piccolo se qualcuno gli prendeva il pennarello, se il momento dell'attività non si presentava in un modo simile al giorno precedente, e quindi veniva definito capriccioso e infantile. Senza nessuna disabilità si è ritenuto di fermarlo un anno e passi, ed è buon senso. È andato alla scuola primaria, dove ha imparato perfettamente la lettoscrittura, parla spontaneamente e in modo normale, ha spiccate abilità, quindi ha dei picchi di competenze, è molto bravo con le abilità manuali e quelle scientifico-matematiche, ha tutte le autonomie di vita, una difficilissima integrazione sociale, difficilissima inclusione, peraltro è manesco e dice un sacco di parolacce, offende le persone. Prima che si trovasse, si comprendesse che parte di queste parolacce sono una stereotipia vocale, il ragazzo ha subito diversi ordini di punizioni, come potete immaginare, in tutti gli ambienti in cui è stato incluso. Ha raggiunto un l'ho chiamato diploma, in realtà è una licenza di scuola media per obiettivi minimi, e frequenta la secondaria di primo grado adesso. Si sta cercando di portarla ad un diploma. Ha ricevuto per la maggior parte della sua esistenza, da quando è stato diagnosticato, quindi dall'età di 11 anni, appartenendo a un territorio che fornisce applied behavior analysis alle persone con autismo, in un pacchetto con un monte ore significativo alle famiglie direttamente a domicilio, lui ne riceveva 7 ore settimanali con un educatore formato in AMBA direttamente a casa. E dai 12 anni, quindi dall'anno successivo a questo intervento passato dall'ASL in seguito alla diagnosi, la famiglia ha scelto anche di fargli frequentare un centro di apprendimento e ricerca in un contesto con altri bambini, ragazzi della sua età, con e senza disabilità, 8 ore settimanali, e poi hai anche iniziato la moto. Cosa si credeva di lui? Non può essere autistico, il problema di questo bambino a casa, uno che mena. Se uno sa parlare e leggere e scrivere, non ha senso che ABA faccia per lui. ABA è per quelli gravi, ABA è per gli autistici. E poi si è creduto che comunque iniziando a intervenire a 11 anni per lui bisognasse ragionare di qualità della vita. Le prassi nel territorio da cui proviene è che a scuola non si possono sistemare i problemi che dovrebbero essere problemi di un riabilitatore da un'altra parte. Chi è aggressivo non può essere incluso, è una richiesta inaccettabile fatta alla scuola. E a questa età comunque è il caso di lavorare sulle autonomie. E vi dico, questa è la prassi in presenza di un individuo che acquisisce da solo, incluso in classe, l'abilità di lettoscrittura. Quindi ecco, è complicato. Quali sono le evidenze che sono una cosa diversa? ABA era quello che serviva a questo ragazzo, perché parte da qualcosa di incredibilmente strutturato che porta a zero il disturbo d'ansia e l'aggressività, rende l'inclusione possibile. Portato a scuola rende competenti gli insegnanti nel sapere cosa fare per evitare che accada mai più l'aggressività, sia fisica che vocale. E questo permette a tutti i progetti di inclusione e integrazione di andare avanti. Adesso è il dato alla settimana scorsa, siamo a un anno e 7 mesi consecutivi che non manifesta comportamenti problema a scuola e a casa, neanche le parolacce. Quindi è diventato un ragazzo gradevole, con cui è piacevole stare, che comunica in un modo gradevole con gli altri e che quando è frustrato sa come comunicarlo verbalmente in modo appropriato. E si stanno inserendo adesso nella sua esistenza lo sport e la musica in contesti in cui è accompagnato da un educatore ma assolutamente incluso nel gruppo. Si lavora sull'andare a mangiare la pizza con i compagni la sera. Non si è mai realmente risolto il problema dell'ingresso a scuola, nel senso che è sufficiente che si ammali e questo cambi per una decina di giorni consecutivi le sue routine di vita. Il luogo in cui si manifesta maggiormente il problema di cambio delle routine è nell'ingresso a scuola, si rifiuta di entrare a scuola. Impieghiamo non più di una settimana per riportarlo nella condizione di tolleranza e di flessibilità raggiunta in precedenza. Quindi non ci fa più paura il suo problema e non spaventa più nessuno. Ed è risolto completamente, direttamente dagli insegnanti a scuola, che sanno semplicemente cosa fare.
Ciò detto, abbiamo bisogno di tutti a determinate condizioni per cui non ci fideremo della nostra esperienza. Non in questo campo. Avremo bisogno di qualcos'altro, di dati. Abbiamo bisogno della scuola. E non è vero che nella scuola non si può fare riabilitazione. C'è addirittura una branca della pedagogia in cui educazione e riabilitazione significano esattamente la stessa cosa. Sono scelte di cosa gli adulti e i coetanei fanno con l'individuo con bisogni speciali. Questa è la mia proposta di collaborazione con tutti gli enti e le persone che ho potuto conoscere qua oggi. A cosa serve il ricercatore? A fare le sue ricerche nel suo laboratorio da solo? No, a metterle a disposizione e a farsi guidare nella definizione dell'obiettivo. Non sono autonoma nel sapere che cosa serve ai bambini, questo me lo potete dire soltanto voi che siete a casa con loro e che siete a scuola con loro. E in questo chi fa la mia professione deve modificare il suo linguaggio in modo da essere comprensibile, modificare le sue tecniche in modo che si possano usare negli altri ambienti e modificare le sue credenze e le sue stesse prassi in funzione delle richieste reali delle persone e come cambiano nel tempo. Questa è la proposta di questa generazione di ricercatori nell'ambito della scienza pedagogica applicata. Abbiamo dei centri di apprendimento e ricerca che sono aperti a genitori e insegnanti e gratuitamente esistono come centri di prassi, di pratica professionale evidence-based che si possono osservare e se guardando dagli specchi direzionali i nostri bambini e ragazzi che imparano in gruppo, ma con interventi individualizzati o di piccolo o di grande gruppo, se doveste trovare qualcosa che vi interessa, vedere un materiale che vi piace, un modo di insegnare che non avete mai visto, e volete sapere come si fa, il centro gratuitamente dà i materiali per provarci a casa e a scuola. E con l'unica richiesta che ci facciate sapere, ci diate un feedback. Ringrazio gli organizzatori che mi hanno dato la possibilità di conoscere anche questo territorio e dare anche a voi questa opportunità, e ringrazio le università che lavorano con noi per permetterci di farlo gratuitamente.